Cari amici, ben ritrovati. Ci siamo lasciati con l'approccio, con l'idea di John Coltrane di collegare tonalità apparentemente lontane all'interno del ciclo delle quinte secondo dei principi di simmetria. Abbiamo parlato nella fattispecie di terze minori la volta scorsa, adesso ci concentriamo sugli intervalli di terza maggiore e quindi entriamo un po' dentro ai cosiddetti Coltrane Changes e tutto quel mondo che sta un po' alle spalle di un brano come Giant Steps, che peraltro non è l'unico, cito anche Countdown, ma anche tutta una serie di altri standard che John Coltrane nelle sue incisioni ha riadattato, modificandone sicuramente l'armonia, talvolta anche la melodia, proprio per esplorare in questo universo che oggi cercherò di spiegarvi. Abbiamo un simpatico disegnino, abbiamo il nostro circolo delle quinte, abbiamo un quadrato, una sorta di, perché l'ho disegnato io, ma è un quadrato equilatero che collega le terze minori. Quindi la tonalità di Do, la tonalità di Mi bemolle, la tonalità di Sol bemolle e la tonalità di La. E bene o male, la volta scorsa ne abbiamo parlato di questo, quindi vi rimando al video precedente. Invece oggi ci occuperemo di questo triangolo, perché le terze maggiori collegate fra loro formano per l'appunto un triangolo equilatero e collegano la tonalità di Do, quindi poi scendendo di una terza maggiore la tonalità di La bemolle, la tonalità di Mi, una nuova terza maggiore discendente, e ancora una terza maggiore discendente che ci riporta a Do. Quindi abbiamo un passaggio repentino fra tre tonalità per avere poi un ritorno a casa all'interno di un, come dire, di un principio logico molto simmetrico e molto matematico. Queste sono le tre tonalità attorno a cui è costruito il brano Giant Steps, per l'appunto, che comincia con Si bemolle, dominante di Sol, terza minore discendente, che risolve a Sol, dominante di Mi bemolle. A questo punto abbiamo un 2-5-1 che ci porta a Sol, e qui succede la stessa cosa, però partendo da Sol, quindi Sol, Mi bemolle, Si. 2-5-1 che ci porta a Mi bemolle, 2-5-1 che ci porta a Sol, 2-5-1 che ci porta a Si bemolle e poi di nuovo Mi bemolle, per poi riprendere capo. Quindi questi sono un po' gli strumenti per cominciare ad approcciare questo brano, cominciare a suonare le scale relative maggiori relative, gli arpeggi degli accordi ovviamente relativi, oppure utilizzare anche dei pattern melodici che si possono applicare a ciascuno dei gradi, a ciascuno degli accordi di questo brano. Coltrane però utilizza anche queste escursioni molto ampie attraverso le tonalità per in qualche modo creare delle interessanti sostituzioni all'interno della cadenza. Cioè la cadenza 251, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quindi una misura di Re, una misura di Sol e due misure di Do diventa un qualcosa di simile. Quindi, come vedete, passaggi molto ampi per poi ritornare a Do. Si parte dal secondo grado, il 2, poi facciamo un dominante del La bemolle, che sarebbe, diciamo, una discesa di una terza misura rispetto, di una terza maggiore rispetto alla tonalità d'impianto, una dominante di Mi, di nuovo una terza minore, per poi ritornare a casa. In ambito improvvisativo noi possiamo utilizzare questi cambi
anche in luogo di una qualsiasi cadenza, anche se la sezione ritmica non sta suonando in quel momento degli accordi tradizionali. Questo funziona perché in realtà il nostro fraseggio risulta seguire dei passaggi out, ma come dicevamo anche prima, caratterizzati da una fortissima logica interna, per cui l'orecchio sente questa tensione che in qualche modo poi risolve, ma soprattutto per il motivo che oramai questi changes sono diventati letteratura, per cui per noi jazzisti sono in qualche modo anche riconoscibili, proprio perché, insomma, sono bagaglio del grande maestro.